Abbiamo creato questo punto vaccinale per la popolazione del distretto 53 che è di Castellammare di Stabia. Finalmente siamo riusciti nell'intento, abbiamo aperto stamattina, ci è voluto un grosso lavoro, c'è stata una sinergia tra distretto e amministrazione comunale. Abbiamo il personale infermieristico del distretto che non si è risparmiato a dare una mano, anche perché lavoreremo per il territorio di Castellammare. Prima riusciremo ad abbattere questa bestia e prima inizieremo a lavorare tutti quanti come prima. E insieme abbiamo concordato soprattutto per il numero di persone da vaccinare, perché il numero è importante, il vaccino non va diluito, e ripeto, un flaccone serve per 6 persone, il vaccino non va sprecato assolutamente e quindi si devono vaccinare gruppi di 6. Giornalmente, a fine giornata, nel caso non si presentano queste persone bisogna chiamare dall'elenco del giorno dopo per fare in modo appunto che tutto procede in maniera tale che nessuna dose possa essere sprecata. Da subito stiamo già garantendo il corretto rispetto di tutte le norme di buona preparazione che la normativa ci impone per una preparazione galenica. Saremo supportati dai farmacisti di comunità che a turni si verranno presso il punto vaccinale della popolazione, il PVP, proprio per aiutarci e darci una mano, visto che l'obiettivo è di arrivare a 7 giorni su 7, 8-20, con le vaccinazioni. Tutto procede regolarmente e non ci sono stati problemi sia da un punto di vista organizzativo e soprattutto abbiamo già avuto un feedback da parte della popolazione che ci ha ringraziato per come era stato organizzato il punto vaccinale. Speriamo che nei prossimi giorni, anche con l'incremento delle dosi, riusciremo a dare questo contributo in modo sia organizzativo che assistenziale nel modo migliore, come noi vogliamo, e la medicina generale in questo cerca di essere sempre presente e cercare di venire incontro alle esigenze della popolazione, in quanto tutti quanti noi dobbiamo partecipare affinché questa pandemia finisca al più presto. È la discesa in campo della medicina generale. Non c'è niente dal punto di vista sanitario territoriale che sia un discorso di profilassi e di prevenzione che non passi e che non abbia successo senza la medicina generale. Basti pensare che 20 anni fa per l'influenza si vaccinava il 3% della popolazione, adesso si vaccina il 76% della vaccinazione. Data che adesso abbiamo la pandemia, cioè che tutto il mondo e quindi il lavoro deve essere esteso a tutta la popolazione, la medicina generale sta scendendo in campo in tutta Italia e da oggi comincia a scendere in campo anche a Castellammare di Stabia. Il ruolo della medicina generale, come ho detto, è fondamentale sia per il coinvolgimento dei pazienti che sono molto scettici e che ci chiedono continuamente e sia per l'esecuzione stessa, perché noi abbiamo organizzato che i medici di famiglia di Castellammare dedicheranno ognuno di loro 6 ore settimanali o di più o di meno a seconda di quelli che sono gli obiettivi e del numero che noi potremo vaccinare, a uscire dai propri ambulatori, venire qua per vaccinare le persone, per vaccinare i nostri assistiti e gli assistiti di altri medici di famiglia. Stiamo cominciando adesso, oggi lunedì 29 marzo, in maniera leggermente soft per tarare il sistema, perché dobbiamo vedere sia il discorso dell'organizzazione, sia il discorso sanitario, sia quelli che sono i presidi dell'urgenza, sia come funziona anche la diluizione da parte dei colleghi farmacisti. Quello che vi dico è che funziona dal punto di vista della medicina generale dal lunedì al venerdì sera con turni mattutini e serali, cioè 8-20, il sabato dalle 8 alle 14. Attualmente stiamo vaccinando
72, stiamo programmando 72 pazienti la mattina e 72 il pomeriggio. Non li invitiamo noi, ma è il sistema informatico che prende i pazienti dalla piattaforma dove si sono registrati e chiaramente li invita a venire qua, questo è il nostro punto vaccinale. Noi ci proponiamo come obiettivo che a regime, con 4 medici presenti al mattino e 4 medici presenti al pomeriggio, di poter arrivare, non è un'utopia, è un discorso dove vogliamo arrivare a 400 pazienti al giorno vaccinati, che considerando fino al venerdì sera e sabato mattina sono circa 2.500 pazienti a settimana. Questo è l'obiettivo e l'orgoglio che la medicina generale vuole mettere in campo per aiutare tutti quanti a vaccinarsi, perché è solo con la vaccinazione che noi usciremo dalla pandemia.